tante le novità che sono ormai alle porte. Il 26 aprile è vicino, sono vicine anche le prime scadenze, i primi ritorni alla semi libertà, permettetemi il termine, alla semi normalità, se preferite, con la riapertura nelle regioni in cui questo sarà possibile, ovviamente, di bar, ristoranti, ma anche con il ritorno a scuola in presenza per quasi tutti gli studenti. L'auspicio è che si arrivi al 100%, ma le condizioni al momento non lo prevedono e non lo permettono ancora. Dunque molte scuole si stanno organizzando sulla base di quanto avevano già fatto nella precedente situazione in cui si era potuto tornare a scuola, oppure si stanno riorganizzando per aumentare i numeri. In qualche caso vengono in aiuto anche sistemi che erano già stati predisposti. I percorsi dedicati in entrata e uscita, naturalmente con i sanificatori, con i disinfettanti per le mani, con in alcuni casi i famosi banchi a rotelle, e in altre scuole, magari per gli spazi più stretti, questo è più difficile. Noi abbiamo scelto una scuola molto popolata a Pescara perché ha un gran numero di studenti per farci raccontare come ci si sta riorganizzando per lunedì, e con noi dovrebbe esserci in diretta Massimo Profeta. Buongiorno, eccolo. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ciao Marina, un saluto a te e a tutti gli amici in visione all'ascolto. Sì, come dicevi da studio, ci si prepara a questa giornata di lunedì prossimo, però l'Istituto Alessandro Volta, dove ci troviamo in questo momento io e Diego Martelli, addirittura è pronto questo istituto ad accogliere in presenza il 75% della popolazione studentesca. Ricordiamo che gli studenti qui all'Istituto Alessandro Volta sono 1560, quindi questo istituto è già pronto ad accogliere in presenza il 75% della popolazione studentesca, però tutto dipende dalle direttive prefettizie. Ne abbiamo parlato, ma anche del comitato tecnico scientifico. Ne abbiamo parlato proprio poco fa, un'intervista registrata con la vicepreside Giuseppina Di Massimo, perché oggi era a assente il dirigente scolastico Maria Pia Lentinio. Allora, possiamo andare ad ascoltare proprio la Sì. dottoressa Giuseppina Di Massimo sugli argomenti di cui stiamo parlando in questa pre-intervista. Sentiamo. Ormai ci siamo, dottoressa Di Massimo, come si sta organizzando l'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta? Beh, il nostro istituto in realtà è già organizzato, attende effettivamente le direttive ufficiali che arriveranno a breve. Noi con la nostra scuola siamo già pronti per accogliere in presenza il 75% della popolazione studentesca iscritta nel nostro istituto, e in questo modo riusciamo a rispettare completamente le richieste del Comitato Tecnico Scientifico, mantenendo le adeguate distanze tra gli studenti. È diciamo una modalità che abbiamo già sperimentato col rientro a settembre, e l'istituto è stato predisposto per questa modalità, per cui siamo già pronti per il 75 in attesa di avere direttive dal prefetto o Diciamo dallo ufficiali, staff. quindi non ci sono criticità. Al momento no, fino al 75 assolutamente siamo pronti. Senta, dottoressa, gli ingressi, se non vado errato, saranno scaglionati, anzi, sono scaglionati già. Sì, esattamente, sono già scaglionati. Noi abbiamo metà dei nostri studenti, in particolare le classi prime, le classi seconde ed alcune classi terze, che entrano alle ore 8 e terminano alle ore 13, mentre il resto delle terze, le quarte e le quinte entrano alle 9 e mezza e concludono alle 14:30. Quindi sono già scaglionati, se probabilmente lo resteranno, e quindi continueremo in questo modo, aumentando solo il numero di studenti in presenza e mantenendo lo scaglionamento. Ma ripeto, sempre se le direttive ufficiali ci chiederanno questo. Insomma, direttive ufficiali che arriveranno a breve, perché ormai ci siamo, insomma, lunedì si partirà.
Io li attendo a distanti. Diciamo che siamo già pronti un po' con qualcosa scritto su cui metteremo dei numeri, ma ci siamo già anticipati con le organizzazioni formali, ripeto, le aule sono pronte. Più che altro si tratta di scrivere ai nostri studenti come si dovranno organizzare, di comunicare quello che sarà questo modello già collaudato, ma che va a ripetersi da lunedì praticamente. Studenti in presenza al 100%, volendo così allargare gli orizzonti, sarebbe un problema in questo momento? Potremmo averli solo se gli orizzonti, come ha detto lei, si allargassero abbastanza. Massimo, allora, che cosa possiamo aggiungere? Che clima hai trovato in questa scuola? Ma un clima molto tranquillo, devo dire che c'è grande organizzazione, abbiamo proprio preso contezza di quello che sta avvenendo all'Istituto Alessandro Volta. Tra l'altro abbiamo parlato anche con la vicepreside dei cosiddetti banchi a rotelle, no? Poi sì. Naturalmente l'intera intervista sarà caricata su YouTube. Perché era molto dettagliata l'intervista, è anche giustamente sufficientemente lunga. Bene, i banchi a rotelle naturalmente sono un vantaggio per il rispetto del distanziamento, e l'Alessandro Volta, l'Istituto Alessandro Volta, dispone di questi banchi a rotelle, che sono iniziativa, lo ricordiamo, del governo Conte. Direi che molto c'è demonizzati, abbiamo almeno notato. Molto demonizzati, sì, molto all'epoca, demonizzati. Però pare che invece laddove non sono stati abbandonati negli scantinati, e purtroppo in molte scuole accade, ma laddove sono stati utilizzati, sì, pare che tutto sommato, insomma, qualche vantaggio, per almeno per il dimensionamento, per il posizionamento delle distanze fra un banco e l'altro, lo diano. Quindi qualcuno li apprezza questi banchi a rotelle. Assolutamente, assolutamente, e ripeto, l'Istituto Alessandro Volta dispone di questi banchi a rotelle, che sono molto utili e molto funzionali, soprattutto in questo momento, Marina.